Si è svolta a Castel di Sangro, dopo 2 anni di pausa, la giornata mondiale della pesca a mosca. L'evento si inserisce nella programmazione del 19° Simfly Festival, che ha visto la partecipazione di più di 200 pescatori a mosca provenienti, oltre che da molte regioni del nord Italia, anche da paesi europei e extraeuropei. Sì, è tornata alla grande. Il nostro obiettivo è quello di trasmettere i principi etici della pesca a mosca, ma soprattutto la tutela e la conservazione dei nostri ambienti acquatici. Questo è il nostro valore aggiunto e le zone interne hanno necessità di avere fiumi puliti, integri, con le infrastrutture che possano ricevere un turismo sostenibile, non di massa, ma un turismo di qualità. La manifestazione è promossa dal Gallabruzzo Italico Alto Sangro nell'ambito del programma di sviluppo rurale PSR 2014-2020 con la collaborazione della Regione Abruzzo, dell'Associazione Il Bosso e della Scuola Italiana di Pesca a Mosca, SIM. Gallabruzzo Italico Alto Sangro è un gruppo, una società mista pubblico-privato che gestisce fondi europei. Quindi il nostro compito è quello di valorizzare il territorio Peligno e Alto Sangro. In questo senso partecipare, sostenere e organizzare una manifestazione di questo genere è un modo per creare un attrattivo sul nostro territorio. Quindi il nostro obiettivo organizzando e favorendo questa manifestazione è quella di far venire, di far conoscere al mondo questo territorio, quindi le nostre bellezze, e favorire una partecipazione che non sia episodica, ma che sia il più possibile, come dire, strutturata, cioè che la gente abbia voglia di tornare qui. Dopo 2 anni si riparte con una tradizione, perché la pesca a mosca, il festival di questi giorni rappresentano una storia importante per la nostra comunità, una tradizione antichissima, fatta di secoli, intorno ai quali si è costituito un mondo, una comunità internazionale come quella che vediamo oggi, cultori del settore, persone appassionati, che sono persone anche attente all'ambiente, quindi un tema fondamentale per il momento e soprattutto un tema che ha ovviamente a che fare con le zone interne, con le zone montane, come il nostro territorio. Abbiamo il grande piacere di aver riaperto questa sezione, questa seduta, questa occasione che ha in qualche modo rimesso insieme tutta questa comunità che è giunta da ogni parte del mondo ed è accorsa proprio in maniera entusiasta, così come questo clima evidenzia.